Il modello è lo stesso, si chiama Giant TCR Advanced SL2, ma per il Tour de France la Rabobank sta utilizzando una bicicletta particolare. Il telaio infatti è costruito tutto in carbonio, ma a differenza della versione colorata di bianco che la squadra olandese usa il resto dell'anno, in questo caso c'è soltanto un velo di vernice lucida sopra il composito e questo fregio arancione che ricorda i colori della squadra. In questo modo, a detta del meccanico del team, si è riusciti a risparmiare ben 200 grammi su un telaio in taglia L, questo perché la colorazione bianca implica un uso di vernice molto maggiore, quindi con un conseguente aumento notevole di peso. Ed è ancora una volta per risparmiare grammi che al posto del tappo che blocca l'asere sterzo in maniera tradizionale, la Giant TCR sta utilizzando questo tappo alleggerito realizzato in CNC e con una struttura tutta scaricata. Il tappo è totalmente aperto, quindi in caso di pioggia chiaramente nel tubo sterzo andrà a penetrare acqua, ma essendo il canotto in alluminio non ci sono problemi di ossidazione. Infine le ruote sono le Shimano Durace serie 2013, quindi serie 9000. In questo caso sono le medio profilo C35, ma la squadra ha anche in dotazione le alto profilo C50 che vanno